Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 19 maggio ricordiamo San Crispino da Viterbo. Ascoltiamo. Pietro nasce a Viterbo il 13 novembre del 1668. Rimane orfano di padre quando era ancora giovane. La madre si risposa col fratello del marito, un calzolaio che lo accolse come apprendista nella sua bottega e nel contempo Pietro riesce a frequentare le scuole dei gesuiti. Indossò l'abito cappuccino nel convento della Palanzana a Viterbo il 22 luglio del 1693 assumendo il nome Crispino. Girò vari conventi prima di fermarsi per 40 anni ad Orvieto, dove fu prima ortolano e poi questuante. Frate Crispino era molto esigente con i religiosi ed era grato al Signore di poterlo servire come cappuccino. Era solito canticchiare: senza pane e senza vino, fraticello di Fran Crispino, tanto da ispirare nuove vocazioni come quella di Giacinto da Orvieto. Per sottrarsi a lodi e ammirazioni, Fra Crispino ricorreva spesso ad immagini e similitudini, come "ogni amaro tenetelo caro" quando gli dicevano di non rovinare la minestra con l'assenzio, oppure a chi gli chiedeva perché non si proteggeva il capo dalla pioggia e dal sole rispondeva: "Non sai che l'asino non porta il cappello e io sono l'asino dei cappuccini?" O ancora: "Perché rifletto sempre alla presenza di Dio." Nel maggio del 1750 lasciò definitivamente Orvieto, diretto verso l'infermeria di Roma. Morì il 19 maggio del 1750. Fra Crispino venne beatificato da Papa Pio VII il 7 settembre del 1806 e canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 20 giugno del 1982. San Crispino era un santo che ha avuto una grande particolarità, quella di utilizzare delle frasi, diciamo, poetiche in rima, degli aforismi, proprio per comunicare dei valori di fede, a volte lanciare anche qualche correzione pungente, ma senza mai ferire, sempre mettendo a proprio agio. Dicono le testimonianze, a volte anche rivolgendosi a persone terze, pur di non mortificare la persona che era coinvolta. Io vi cito qualcosa di pronunciato da lui, come questa frase: ama Dio e non fallire, fa pur bene e lascia dire, come per dire metti al centro nella tua vita il Signore e cerca di fare le cose belle, cercando di non fallire però, di riuscire a portare a casa il risultato. Fai il meglio che puoi e per quanto riguarda le critiche, lascia che passino inosservate. Oppure chi ama Dio con purità di cuore vive felice e poi contento muore. Molto simpatiche queste frasi. Ma anche in tempo di carestia di allora, lui ha detto qualcosa di molto molto importante che io vi ripropongo in questo periodo in cui si fa un po' di fatica. E lui dice: poni in Dio la tua speranza, che avrai ogni abbondanza. Che cosa ci sta dicendo? Affidati al Signore e non avere timore, perché Lui pensa a tutti noi. E ancora, la divina provvidenza più di noi assai ci pensa. Quindi in tutte le cose in cui noi crediamo di doverci affaccendare, di dover risolvere grandi problemi, possiamo essere tranquilli, perché ci insegna San Crispino, la provvidenza di Dio più di noi è preoccupata e più interessata in quel momento, in quella situazione. E forse proprio per maturare questa grande consapevolezza, noi invochiamo la sua intercessione. San Crispino prega per noi.